La storia di Franca. Franca è profondamente arrabbiata con sua madre. Descrive il rapporto con la madre come un continuo conflitto. Sono due donne in guerra da sempre. Quando ho una persona in regressione ipnotica, faccio molta attenzione alle espressioni che usano le persone. Frasi come "mi sento soffocare", "ho un peso allo stomaco", "questa situazione mi fa esplodere" e via discorrendo. Nel caso di Franca, sento l'idea del rapporto fra madre e figlia come una guerra. La situazione è peggiorata da quando la madre si è ammalata e Franca si sente dilaniata da questo continuo conflitto. La malattia della madre richiede, a lei che è figlia unica, un contatto quotidiano che invece le risulta impossibile per via delle dinamiche che entrambe mettono in atto. La figlia si porta dietro molti ricordi dolorosi legati ad aspettative deluse, i compleanni mai festeggiati, l'aiuto mai ricevuto, le feste natalizie passate da sola a casa dai nonni perché la mamma era spesso fuori a lavorare. Per un periodo Franca è stata addirittura gelosa del lavoro della madre. Decidiamo di fare una regressione. Franca si trova al secondo livello di trance. È pronta per capire il senso di tutto ciò che le sta accadendo. Ed ecco che, subito, dopo essere discesa in una trance profonda, si ritrova bambina in questa sua vita. Come se si fosse accomodata davanti allo schermo, rivede molte diapositive delle sue dolorose esperienze infantili, a cui seguono anche le litigate fatte con la madre durante la sua travagliata adolescenza. Franca viene investita dall'ondata del suo dolore e dalla sua rabbia. Tutto le sembra ingiusto. All'improvviso, con una regia perfetta, la scena cambia. Vede se stessa nei panni di una donna di circa 30 anni, anche se si sente infinitamente più stanca e vecchia. Ha un fazzoletto in testa e una gonna lunga fino alle caviglie. È molto povera e ha molti figli che mantiene con il suo lavoro di lavandaia. Sente su di sé la fatica del vivere quotidiano e va avanti solo per amore dei figli. Non ha marito, forse è morto in guerra. La figlia maggiore ha 11 anni e si occupa dei fratelli più piccoli mentre lei lavora. Con grande stupore realizza che la sua primogenita è malata nella vita attuale. Sa di chiedere molto alla ragazzina, si rende conto di lasciarla da sola tutto il giorno ad accudire i fratelli più piccoli e prova un forte senso di colpa unito all'impotenza, all'incapacità di cambiare questa situazione. Vede tutti gli errori fatti e subito dopo questa realizzazione il regista le presenta di nuovo la sua infanzia nella vita attuale. Questa volta l'angolazione è diversa. La madre lavora molto per pagare i debiti contratti da suo padre dopo il fallimento della sua azienda. Per questo ha accettato dei lavori ulteriori che svolge dopo l'orario di lavoro. Capisce che la madre è stanca e anche molto arrabbiata con il marito, dal quale divorzierà quando Franca ha solo 13 anni, e si rende conto di aver ulteriormente appesantito con le sue ribellioni il rapporto con sua madre. Soprattutto realizza che anche lei sta facendo gli stessi errori di sua madre e di quelli commessi nella sua vita precedente. Franca, infatti, è sentimentalmente legata ad un etilista cronico patologico. Lei ha un figlio piccolissimo, avuto da un legame precedente, e quell'uomo le sta rubando, oltre al denaro, la gioia di vivere e di essere madre. Adesso il senso di tutta questa sofferenza diviene chiaro. Imparare a non giudicare, a non condannare l'altro, perché c'è sempre un motivo dietro le azioni che si compiono. Comprende la necessità di sopravvivenza della lavandaia che era stata nella sua vita passata. Comprende le necessità assolutamente sovrapponibili della madre delle sue due donne, solo legate a degli uomini inaffidabili. Comprende che anche il suo attuale compagno è un maestro che le sta mostrando la sua difficoltà a mettere e
mantenere i confini che separano l'amore dal soproso, mentre la madre le ha dato l'opportunità di imparare la comprensione e a non giudicare. La rabbia e il rancore spariscono alla luce della nuova consapevolezza. Questo è il perdono, cioè il superamento. Posso dirvi che poi Franca ha lasciato il suo marito utilista e accudito sua madre per tutto il periodo in cui questa si è sottoposta alle cure. Abbiamo visto anche in un'altra vita antica che madre e figlia erano due nemici in battaglia, che si erano persi nella giungla e che si erano salvati solo cooperando. Perdonare in realtà significa superare l'idea che ci sia un carnefice e una vittima. Del resto, è stata la nostra saggia anima ad accordarsi con le nostre anime compagne, assegnando a ciascuno un perfetto copione da recitare sul palcoscenico di questo teatro che noi interpretiamo per la nostra autentica vita. Se ti è piaciuto questo contenuto, clicca mi piace e iscriviti al canale cliccando sul fiore che trovi in alto nel video. Grazie.